Quello che rimane infatti. Sarebbe bello se venisse restaurato, anche se poi l'ordine interno delle stanze è stato cambiato perché era diventato anche proprio residenza, quindi ci hanno anche abitato, per cui è cambiata un po' la struttura interna. Però insomma la facciata l'hanno mantenuta tale come era, insomma a fine Settecento, per cui sarebbe proprio effettivamente da museo. Non è che se magari adesso vanno alla terza corsia quello lì viene buttato giù magari? No, la tavola. Io mi auguro. È verosimile questo timore, dovrebbe, però dovrebbe essere un la TAV dovrebbe passare proprio sopra il boschetto. Sì. Se non spostano, quando fanno la testa, se non si spostano via con l'autostrada. Beh, ma allora ragazzi. Ah, no, ma è così. Sì, vale. Passano sopra e chiudono. Fa anni per riuscire a tutelare, sì. A sistemare, poi arriva. No, il progetto è questo, Sì, no, non ma so quando arriverà. Non mi sorprenderebbe se venisse tagliato senza gran fastidi, perché di una rana alla tasta non gli interessa mica niente, loro giustamente. Comunque, altro questo che mulino... barriera acustica. Sì, esatto. Esatto. Figurati. Questo mulino è stato attivo fino al 1814 anche come tipografia, quindi qui era ospitata anche la tipografia. E, come sapete, tutta la zona comunque sempre, da sempre ha sfruttato le immense rogge risorgive che ci sono qui per attivare i mulini. Questa era anche una pilatura del riso, in cui quindi il riso veniva lavorato e man mano tolto dalle gomelle esterne e reso quello che può essere brillato piuttosto che integrale o semi-integrale a seconda di quanto dell'involucro esterno del riso viene tolto. Quindi ha funzionato come pilatura e come tipografia per soprattutto. Ed è un esempio, ahimè, di quello che Alvise voleva fare a livello proprio industriale di autosufficienza. Purtroppo questo, come si può notare, non è ancora stato restaurato e io spero, voglio essere fiduciosa, che possa essere reso un attimo un po' più un museo aperto di quello che può essere tutta la tradizione che è vostra proprio, che è quella dei mulini e dell'attività legata a questo, insomma. Speriamo bene. Infatti qui c'è anche un albero che se adesso lo trovo, guarda qua, si parla del diavolo. Questo albero qui, che albero, vabbè, adesso poverino è piccolo, è più che altro un arbusto che viene sempre snobbato, povero. È un corniolo, ma il corniolo in queste zone è usato tantissimo perché è un legno, a dispetto dell'apparenza, molto resistente. Quindi veniva usato per fare i dentelli della una parte, diciamo, del mulino. Perché il mulino, sapete, ha la ruota esterna che con l'albero va a toccare quello che è lo scudo, quindi una ruota interna dentellata che passa il movimento da praticamente orizzontale a verticale delle macine. Per cui c'è un rocchello e dei denti di questo scudo che si incastrano al rocchello per fare questo tipo di meccanismo. Quei denti venivano fatti proprio con legno di corniolo perché è da sempre un legno molto resistente proprio all'usura dell'incastro dei dentelli, quindi ovviamente usavano il legname tipico della zona, tra cui il corniolo. Poi c'è una leggenda ovviamente in cui si dice che all'interno del corniolo ci sia intrappolata una strega, perché nel mondo delle streghe, quando una era eccessivamente cattiva, la congrega delle streghe faceva sì che non facesse altri danni e quindi la strega più cattiva veniva trasformata in corniolo, da lì anche perché il legno duro, perché era una strega dura a morire sostanzialmente. Nell'attesa dell'arrivo, insomma, dell'esperta delle rose, a cui lascerò volentieri parola,
Questa appunto è la famosa, famosissima ormai, rosa di Mocenigo, che pare essere appunto una rosa bengalese molto antica di origine cinese, che appunto Lucetta o Lucia, insomma la moglie di Alvise, che aveva un po' questa passione, era una persona effettivamente con tanti interessi, e aveva questa passione al giardinaggio, aveva portato a casa un sacco di piante, tra cui appunto questa rosa che appunto aveva trovato in Francia, risalente comunque anche qui al giardiniere di Napoleone, quindi era una storia molto articolata, però c'è ancora qualche dubbio sulla specie proprio particolare di questa rosa, perché sì, una rosa bengalese, ma non di quelle che si conoscono, perché pare abbia un petalo in meno rispetto alla bengalese d'oro e quindi pare essere un ceppo molto antico. Ma se abbiamo l'esperta della rosa Mocenigo, volentieri le lascio parola. Mi anche il signor De Rocco l'ha piantata una accanto all'altra. Dunque fa le bacche differenti, le foglie sono più lucide e più appuntite dell'Oblast, che è una simile. Comunque è una bengala. L'Oblast ha anche la caratteristica di mettere giù la testolina, la indice così. E dunque lei va in su invece, questa di Mocenigo ha sì, portamento sì, sì. Fiero. E devo dire che gli ultimi del 700 erano gli inglesi che avevano più soldi, perché la Francia faceva guerre e mandava proprio delle compagnie delle Indie per prendere delle rose. E a Canton c'erano dei vivai appositamente per questo e le chiamavano tutte Bengala. Infatti. So nel catalogo di Noisette c'è Bengal Bison, Bengal Animé, Bengal anche Blanche, Bengal Profumatissima, Odor de Framboise, Odor de Chanel, insomma. Aspita. Sì, sì. E questa è un... Allora conferma, no, questa guardate, questa e poi ha la caratteristica di fare, di uscire, polonare un po', come le galliche che polonano, o le centifoglie, anche le damascene. E lei ha anche colonizzato e comunque ha un profumo squisito, più forte, più accentuato della Old Blush, è unica. Signora, la ringrazio, lei mi scusi? Sono... Eleonora. Ecco, la signora Eleonora, non so se in fondo avete sentito, è effettivamente una molto molto esperta di rose e ci ha dato proprio la conferma che questa rosa di Mocenigo è unica tra le genere bengala, sì, delle, di cui insomma bengala, accennava. Sì, e Giuseppina ne aveva parecchi, però non avevano, o molto profumata, anche Joyot, che è venuto anch'io a maggio con il signor Joyot e che ha una pianta là via, che lei l'abbiamo mandata. Comunque è una rosa che la credono estinta. Esatto, infatti, pensate appunto, la credono estinta proprio perché è una rosa antica e unica nel suo genere a quanto pare. Sì. La cosa che a me piace è che in effetti anche quando questo parco è andato nel degrado, lei comunque ha continuato. Sì, nei suoi 300 anni lasciata lì, ma lei ha continuato comunque a crescere qua, per cui diventa effettivamente una specificità del luogo da tutelare. E il signor Joyot mi ha promesso non solo a me, dunque lui ha scritto il libro Le rose di Josephine, e nella ristampa che farà fra un po' farà un capitolo sulla rosa Mocenigo. Ottimo. E allora verrà conosciuta tutto il mondo, perché Joyot scrive libri, è un conoscitore che è venuto qui anche, e comunque coccolatela, tenetela, state attenti che non ve le porto ne ho via, sì, perché è un peccato e secondo me io la farei anche propagare un po' per avere degli esemplari. E senza fare tale, magari trovare un vivaista che le innesti, perché è più semplice, perché dai nodi si possono fare diversi innesti e io pianterei quelle che non nascono da sole, le pianterei. Magari un'idea da proporre, in effetti. Sì, secondo me, perché questa è la rosa Mocenigo. Su Gardenia di questo, del mese di ottobre c'è un articolo specifico di... E Andrea Di Robeland sta scrivendo un libro su questa rosa. Verrà scritto in inglese e poi tradotto in italiano. Sì, allora approfitto, signora Gerlain, sì, per dire che abbiamo a disposizione proprio questo articolo in cui si parla nello specifico della rosa Mocenigo, comparso su un periodico che è Gardenia, che tutti voi conoscete, e c'è questo approfondimento e la signora Gerlain viene citata, per cui magari all'ingresso ve lo lasciamo in consultazione, quindi se volete comunque i riferimenti eventualmente li troverete anche sul sito www.cortinoturismo nostro, così potete
recuperare tutte le informazioni. Caso, ho comprato gardenia e ho letto l'articolo. Ecco. Lo vuoi a casa. Sì, no, questa rosa è Lucietta che... È Lucietta, la rosa mocenega, profumatissima, fiorisce perché le bengalesi, le cinesi fioriscono tutto al grigio, sono molto ricche.